Buongiorno, come va? Tutto bene? Mi raccomando, tutto bene, tutto a posto, vero? Tutto a posto. Ok, oggi pasta e patate, a nonno Denatus, ma tutto a posto. Allora, la barba, sto crescendo la barba, ho fatto una promessa, e sta barba, se non usciamo dalla quarantena, non me la faccio. Allora, olio. Giusto un filettino di acciuga, mettiamo sul fuoco. Vi preparo una bellissima pasta e patate. Vi ricordate il misto di verdure, sedano, carote e cipolle? Che è una base che dovete tenere sempre in cucina, sempre in frigo per mille cose. Ma la utilizziamo per fare pasta e patate. La potete fare per fare pasta e ceci, pasta e lenticchie, qualsiasi cosa. Allora abbiamo quella base, sedano, carote e cipolle frullate, un po' di provola affumicata, un po' di provolone grattugiato, ma potete mettere parmigiano, che le vuoi tu, patate, pasta. Ecco qua. Inizia a soffriggere l'alicetta nell'olio e andiamo a mettere il nostro frullatino. Mettiamo qua. Mamma, è la lavatura mia, vedete? E iniziamo a farlo soffriggere. La pasta non sta qua perché mi fa la pubblicità, la pasta sta qua perché io uso questa da sempre. Sono legato a Peppe Di Martino e niente. Per me è un grandissimo prodotto e utilizzo questo. Ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta mischiata oppure la fate voi, come vi dico sempre. Andiamo avanti. È una pasta e patate un poco particolare. Perché? Vi spiego subito. Una volta rosolato un poco sedano, carote e cipolla, ma non molto, con l'acciughetta, che già è una novità perché non è tanto di moda metterci l'acciughetta, andiamo a mettere delle patate tagliate a cubettini piccoli, non molto grandi. Eccole qua, abbiamo messo da me. E li facciamo rotolare assieme al fondo. Allora, un paio di consigli. Un paio di consigli. Uno, una volta cotta la zuppa di patate, questa pasta è a base di patate, potrebbe essere una zuppa di patate. Che la potete mangiare così con dei crostini, come la potete mangiare così con un uovo poché sopra, come ci potete mettere pure uno spinacino saltato in padella, ce la portate sopra e fate un piatto vegetariano e sempre saporito. Oppure invece della pasta ci mettete del riso e fate un bel riso e patate che è pure un bel fesso, che poi dopo se vi avanzano lo fate, gli fate delle arancine ripiene di provola affumicata e fate una cosa buonissima. Una volta che è bello rosolato un po' tutto, acqua calda messa a parte. Si può usare anche brodo vegetale, ma secondo me non ce n'è bisogno, date tutto il fondo che c'è sotto a ogni vegetale brodo. Aggiungiamo acqua abbondante e assieme alle patate che partono per la cottura andiamo a inserire pure le scorze di formaggio. Queste sono scorze di una provoletta affumicata, ma potete metterci scorze di qualsiasi cosa, se le tenete di parmigiano va bene, grana, pecorino, qualsiasi cosa, ci fate una bella pulita e sono buonissime. Prendiamo pure queste e aspettiamo che prenda il bollore. Una volta che ha preso il bollore, faccio vedere la cosa simpatica di questa pasta e patate, un poco diverso come vi dicevo.
dato minuto ed ecco qua, sta prendendo il bollore. Di solito si fa la pasta e patate, si fa la base, poi si ci mette la pasta e si va. Invece in questo caso ho pensato di cucinare patate e pasta assieme. Tagliate in quadrettini piccoli come vi ho fatto vedere, più o meno avranno la stessa cottura della pasta. Qua la pasta ci vogliono sui 10 minuti. E allora cuciniamo quella e quella assieme. Qualche pezzo di patata che è un poco più grande rimarrà un poco più al dente, così avremo delle consistenze di patate diverse, molto piacevoli. Chiudiamo la pasta. Patata, fermati! Voilà. Vai, vai via! Vai sopra! Eccoli, siediti lì! Scusate, c'è Timothy che ogni tanto scende e reclama a pappa. Che può mangiare. Ok. E andiamo avanti con la cottura. Vi dicevo, cuciniamo le patate e la pasta assieme. Se le tagliate a tocchetti piccoli, come vi raccontavo, la cottura sarà meno e non di più dei 10 minuti di quello che ci vuole per cucinare la pasta. E in questo caso vi sto mostrando l'altra tecnica di cottura, che è la cottura che io chiamo minestrata. Chi va cotta direttamente in una zuppa o in una minestra, anche paste di spessore più importanti. Questo la stiamo facendo così con la pasta e patate, ma noi la possiamo fare con qualsiasi cosa, addirittura la cuciniamo così con ragù di mare, che vi posso dire, uno stracotto di tonno, uno stracotto di ricciola fatta con le teste e le ganasce, si ci cuoce questa pasta a zuppa dentro, che è a fine comune, è troppo buona. Ecco, non li mai presse, perché poi si devono passare questi 10 minuti. Mi raccomando, girate sempre e fatela andare come dire le panna. Vorrei solo far sentire il profumo. E vi dicevo dei vari utilizzi. A base delle patate cotte, mettete il riso, potete fare riso e patate, poi potete fare un arancino di patate e provo, per esempio. Invece, a base della pasta e patate, se la frullate, potete fare una vellutata di patate da mettere sul fondo di un piatto e poggiarsi qualsiasi verdura, qualsiasi pezzo di pesce, ma sì, pure qualche pezzo di carne, che vi posso dire. Se cuocete del pollo, perché no? Una bella bistecca e pollo arrostito, poi la poggiate su questa vellutata di patate e ti avrei che lo mangiare. Invece la pasta e patate che stiamo andando a fare adesso, che se è buona così, a fine comune, ma se si raffredda, se vi amante, volta fredda e se vi avanza, basta che ci mettete un cucchiaio di farina, un paio di cucchiai di farina, dipende dalla quantità, pensate, su 100 grammi di pasta e patate un cucchiaio di farina, un uovo, pepe e pecorino, mischiate il tutto e fate una specie di zeppola di pasta fritte in una padella antiaderente unta di olio extravergine, è troppo buono. Invece se volete fare il classico dei classici, padella antiaderente, un cucchiaino però ci vuole e zugna, e ci fate fare tutte scorzette belle la rosolata come vuole la grande tradizione, la facete fare tutte scorzette, è troppo buono. Poi pepe generoso, pecorino generoso, la girate ma mangiate e vi mangiate una cosa che è troppo buona. La pasta va avanti, la cottura va avanti, anche le patate vanno avanti. Ed è simpatica questa cosa, perché vi rimane la consistenza
il pezzettone della patata, quello lì più grande vi rimane bello che si ci vede. E questo secondo me non guasta. Eccolo qua. Anzi, vi sapete che vi dico, poi quando fatelo, fatelo in più, proprio perché è importante farvelo avanzare, perché è troppo buono. Dovreste sentire il profumo che sta così. Ovviamente questa qua è una versione un po' più leggera. Vabbè, per me è solo un piacere. Spero di fare cosa gradita, di condividere questi miei pensieri veloci di cucina, perché secondo me sono di grande sapore, costo molto ridotto e vi faccio vedere uno po' che tempo per il preparare. La diretta dell'altro giorno, parecchi mi avete fatto notare che tenere la maglia rotta. Vabbè, non me ne sono accorto. Non me ne sono accorto. E pazienza, si prega la maglia rotta, che mamma. Che c'è, non ce n'è? Aspetta, sta chiamando Tonino. Tonino! Digli deve aspettare, mi deve aspettare 5 minuti. Rossella è la cameraman, regista, truccatrice, tecnica, operatore, fa tutto questo. È comunque una prestazione sbagliata, fa tutto. Dici che è per noi però. Vabbè. Proviamo. Io uso sempre lo stesso cucchiaio per un solo motivo, che questo non la mangi. Guardate, è buonissimo, non si perde il... l'altra goccia d'acqua. L'acqua, avete visto, l'ho spento. Un pizzico di sale. L'acqua l'ho spento perché tanto mi serve acqua calda, ma non bollente. Provatela a fare che è troppo buona, perché 8 minuti... Allora, voi in 10 minuti avete pasta e patate pronta a fare. 10 minuti. E il sapore della patata così è molto molto interessante. La scorzetta della provola che abbiamo inserita, ecco a me. Mo è diventato un babà. È eccezionale, buonissimo, comunque troppo buono.
Bene, bene, ci siamo, possiamo prendere. Un altro pizzico di sale. Pepe. Un poco d'olio. La provola. Di provolone delle colline, ma ripeto, parmigiana, grana, pecorine, quello che avete da consumare. Volesse far sentire un profumo. Eccola qua, la umile pasta e patate che diventa un piatto da re. Diventa un piatto da re. Questo, immaginate, impiattatela e sopra ci poggiate il piatto e sopra ci poggiate un bel totono affogato. Ma cosa dice lui? Un altro poco sopra, tanto non guasta mai. Se volete mettercelo, altrimenti, come dicevo Totò, desistete. E voilà! Pasta, patate, con provola e provolone, ma voi ci potete mettere qualsiasi cosa. E che profumo, mi raccomando, e fatemi sapere, perché secondo me vale la pena.